Noi siamo bombardati da allusioni alla sessualità, cioè la nostra società manda in continuazione messaggi che alludono alla sessualità. Tutte le discussioni sul food, sul cibo, no? Sono discussioni che alla fine hanno sicuramente un'allusione sessuale. Perché... Guarda lì, tagolino, cremino nella forma di... E quindi c'è questa cosa paradossale per cui tu parli di una cosa alludendo a un'altra, e perché quell'altra deve rimanere velata, nascosta, deve rimanere segreta, deve rimanere confinata a un mondo peccaminoso che quindi non va disvelato. E allora la domanda è: perché non si riesce appunto a... Allora, perché non succede? Non succede probabilmente perché la forza della sessualità è una forza molto molto potente, che tende a soverchiare, ribaltare i ruoli, tende a, come dire, a mischiare le carte in tavola, a rendere le cose confuse, però ad aumentare tantissimo la potenza di chi ne è coinvolto. Dal momento che la sessualità è una sfera potente, l'educazione sessuale diventa una questione di libertà, perché per poter giovare a pieno, per poter godere a pieno della sessualità, bisogna potersi liberare per poter godere davvero di quella che è la propria inclinazione personale, quello che la nostra profondità esprime più fortemente. Appunto, ci vuole un'educazione sessuale che porti alla libertà, all'emancipazione. Questa cosa non succede. Io avanzo un'ipotesi, perché questa forza che comunque rimane dentro di noi può essere manovrata e manipolata, trasformata in una maniera diversa, e a qualcuno deve giovare. Quindi questa forza che rimane dentro di noi, che noi non riusciamo ad esprimere, a liberare, in che modo la vediamo manovrata e manipolata da quel terzo che invece di liberarci, offrirci il canale di comunicazione, in realtà forse si approfitta di questa potenza che rimane assopita e silenziosa dentro di noi? Anzi, silenziosa non tanto, però sicuramente ingabbiata. Non c'è dubbio che la sessualità è un movente potentissimo, come tu hai detto, è la libido, no? È la nostra dimensione vitale, e chi la controlla ha il potere, in qualche modo, no? La nostra società, del resto, le società si sono costruite sul tabù dell'incesto. L'impossibilità di una soddisfazione continua, di tipo endogamica, eccetera, è stato il primo elemento che ha permesso di costruire una strutturazione sociale, cioè di creare un ordine, di mettere le persone al lavoro, di creare delle gerarchie, eccetera, eccetera. Ora, quindi la società si fonda in qualche modo sul controllo della sessualità, perché la sessualità lasciata a se stessa porterebbe in qualche misura ad un appagamento continuo, sul quale poi si può avere vari giudizi, perché siccome non si è mai dato nella storia, però insomma noi sappiamo, no? In qualche modo il castello di Schilling di Sade nelle 120 giornate di Solomon ci rappresenta un po' questa situazione estrema dove, diciamo, il piacere è l'unica legge, in particolare nelle mani di alcuni uomini di potere, eccetera. Ora poi c'è il problema che l'energia sessuale è dissipatoria, è energia che si scarica a terra. Allora questo fatto qua, un sistema di potere qualsiasi non se lo può permettere. Che il sistema di potere deve far sì che la tua energia si trasformi in energia del lavoro. E su questo si sono fondati tutti i sistemi di potere. Cioè, voglio dire, c'è sempre stata una casta di persone che godeva, e poi c'era la gente che lavorava e aveva una sessualità di basso profilo, ma in mezzo alla gogna del lavoro. E oggi è ancora così, nel senso che, come dire, la differenza del sistema di oggi, questo l'ha rilevato bene Lacan, no, è il fatto che mentre una volta era vietata la sessualità, oggi ti dicono fallo, e fallo bene, e fallo al meglio, no? Cioè la legge del superio, no, che autocentro, la legge del godimento, è vera. Noi tutti siamo intimati a fare sesso, a godersi. Peccato che sia impossibile.
è un doppio vincolo, no? Questo, cioè, diventa un'ingiunzione paradossale. Bravo, esattamente, diventa un'ingiunzione paradossale, non solo perché, diciamo, il godimento poi che ci viene prescritto è un godimento falso, cioè non è che ci dicano interroga il tuo desiderio e cerca di capire cosa veramente vuoi. No, la sessualità è una roba frettolosa, più delle volte, che si fa anche in gruppo, non è un problema questo. Per il sistema di potere, purché poi tu lunedì mattina però ti presenti sul posto di lavoro. Però non ti consente mai in realtà di prendere il tuo potere sul tuo corpo. E questa è la questione che è insopportabile per ogni sistema di potere. Tu prendi il potere del tuo corpo, ti consente di andare sulla giostra dei piaceri, un pochettino, ma se tu esageri, allora entri in un altro settore, diventi uno psicopatico, uno che ha la tossicodipendenza da sesso, eccetera, e poi devi essere curato, rimesso in condizioni di lavorare, eccetera, eccetera. Poi non è solo questo, cioè la questione è un po' in effetti complicata. Cioè, è chiaro che la sessualità è un piacere enorme che può indurre dipendenza, no? Ora, poi il problema della dipendenza è uno dei grandi problemi del nostro tempo, secondo me. Nel senso che io credo, sulla scorta anche di alcuni studi che mi sono sembrati molto interessanti, che la questione per ciascuno di noi sia quella di avere una sorta di gestione edonica, no? Come chiama uno studioso francese, della sua vita quotidiana. Cioè, non credo che dobbiamo per forza chiamare ogni cosa sulla quale si concentra la nostra attenzione, magari a volte in maniera anche deleteria, dipendenza. Diventa veramente dipendenza negativa nel momento in cui diventa distruttiva per noi e per altri, cioè, però tutti noi credo che abbiamo delle dipendenze, è impossibile non avere una dipendenza, un qualche tipo di dipendenza. Il problema è come gestirla, cioè noi a volte aderiamo a delle dipendenze che ci vengono imposte da fuori, questo è il vero problema, cioè non abbiamo la possibilità di interrogare a fondo, rendendoci consapevoli del nostro corpo, delle sue esigenze, dei suoi tempi, eccetera, eccetera, di che cosa veramente noi possiamo trattare come nostra dipendenza, acculturandola per esempio. È questo che manca profondamente. Cioè, io credo che poi sulla sessualità il grande tema è la profonda ignoranza, veramente la profonda ignoranza. E qui la centralità del problema educativo. Ovviamente io la chiamo controeducazione, no? Perché è chiaro che un sistema di potere come il nostro non la farà mai un'educazione sessuale come la dico io. Quando prima dicevo che secondo me il senso stesso dell'educazione deve passare attraverso il discorso educativo della sessualità, è perché io penso che non ci sia niente di meglio da fare che creare le condizioni migliori di vita per se stessi e per coloro cui ci accompagniamo, di cui abbiamo la responsabilità, insomma. E l'educazione è quello, deve, però dobbiamo decidere cosa significa, no, meglio per le nostre condizioni di vita. La corporeità, la rivalutazione del corpo credo sia centrale. La questione sessuale non è una questione periferica, cioè, secondo me né la questione sessuale né la del nostro essere soggetti nel mondo. Cioè, finché uno non ha agguantato il proprio corpo, non si è appropriato del proprio corpo, la sua soggettività sarà sempre una soggettività immediata. Io vorrei che le persone si confrontassero su questo, cioè se le persone dicessero qual è la loro sessualità, cioè ci sarebbe un bagno di verità straordinario nel mondo, nel senso che finalmente verrebbe fuori quanto patiamo, quanto siamo sofferenti, quante sono le nostre potenzialità. Perché è incredibile come su questo terreno in realtà siamo all'oscuro, ma non è che questa oscurità favorisca una camera segreta dove poi ci liberiamo, no, l'oscurità è oscurità, punto. E non che bisogna portare chissà quale bagliante certezza, perché poi la sessualità è qualcosa di estremamente ambiguo, ambivalente, fluttuante, eccetera, però imparare a metterla all'ordine del giorno della nostra vita è un discorso che secondo me avrebbe fatto. E io credo che saremmo tutti un po' meglio, tra l'altro, no? Cioè, per esempio, tutta la dimensione del gioco nella sessualità. Sì, il gioco del teatro nella sessualità è molto poco frequentato, esplorato, vissuto. La sessualità è spesso una roba che si riduce a una mezz'oretta, un'oretta di lavoro di corpi e tutto intorno c'è il vuoto. Mentre secondo me la sessualità è roba
da giornate, da weekend, da tempo lungo, no? Che non c'è. Da condimenti. Io vorrei chiedere una cosa. Non capisco bene perché si parla di sessualità quando invece stiamo parlando di erotico. Nel momento in cui spostiamo il focus dalla sessualità all'erotico, riusciamo anche a liberare un campo molto più ampio da esplorare e anche che trova certi meccanismi di controllo più facili da disarticolare, perché se la sessualità è qualcosa di genitale e quindi c'è il nostro controllo, la società, la patriarcale sui genitali, invece l'erotico può essere come il gioco, secondo me può essere una via di fuga. E quindi quello che vorrei chiederti, visto che razionalizzare, argomentare non serve, perché è una cosa fisica, come dici tu, come potremmo articolare un'educazione sessuale o erotica che non sia così educastrata, quale sarebbe il passaggio da fare? Ma tanto su questa distinzione tra sessualità e erotismo, cioè erotismo, se vuoi, è tutto quello che riguarda l'amore, no? L'eros. La sessualità mette in gioco immediatamente una dimensione corporea. Però al di là di queste distinzioni relative, secondo me, io credo che, come dire, noi che abbiamo subito un'educastrazione più o meno pesante, comunque delle deviazioni nella comprensione della sessualità, ma soprattutto questa scissione grave tra la mente e il corpo, che ancora adesso, intendiamoci, ha continuato ad essere perpetrata, la prima questione è recuperare un minimo di rapporto con la propria corporeità, che tutta la nostra cultura e diciamo, i dispositivi, no, di elaborazione del nostro essere nel mondo hanno frantumato, a cominciare dalla medicina, dalla psicologia stessa, ma poi soprattutto il trattamento scolastico, eccetera, eccetera. Vabbè. Io in questo libro parlo per le future generazioni, cioè è chiaro che questo poi si integra con altre idee che io ho proposto nel corso degli anni sull'educazione, per esempio l'educazione diffusa, quindi finirla con la scuola, insomma, cioè per me l'educazione deve ritornare a una questione sociale, deve essere condotta all'interno di contesti reali, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che poi una riconsiderazione radicale della corporeità nella nostra educazione, a prescindere dal problema, diciamo, specificamente sessuale, no? Ci sono tutta una serie di aspetti della corporeità che non sono considerati nella nostra educazione, che possono essere trattati attraverso infinite modalità, che vanno appunto dalle arti marziali alla bioenergetica, dalla meditazione, a tutta una serie di altre cose, compresa l'educazione sessuale, ma il corpo, cioè noi abbiamo a che fare con bambini e adolescenti che sono soprattutto corpo. Ed è incredibile come tutto il nostro sistema educativo metta tra parentesi questi corpi vivi, vibranti, pieni di energia, come non lo saranno mai più per tutta la vita, e vengono messi a tacere. Questo secondo me è scandaloso. E poi chiaramente ne va di una delle dimensioni, secondo me, di piacere più straordinaria che la vita ci concede, poi sarà anche una mia visione, una proiezione mia, che credo sia la sessualità. Cioè io credo che la sessualità sia una delle cose più belle che noi abbiamo a disposizione come esseri umani per curare la ferita di essere al mondo. Cioè, è una visione edonistica, cioè, questo lo diceva Aristippo, non è che possiamo andare indietro nei secoli, ma la questione resta, no?